Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via». Voce di uno che grida nel deserto, «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Pace e bene, carissimi amici. Nella seconda domenica di Avvento, la liturgia della parola ci presenta il precursore di Cristo, Giovanni il Battista, che a compimento della parola del profeta Isaia invita ad accogliere il Messia che viene. Gesù nel Vangelo della scorsa domenica ci ha esortato a fare attenzione, a vigilare, perché possiamo essere pronti in qualsiasi momento all'incontro con lo sposo, all'incontro con lui. E la liturgia insiste su quello che deve essere il nostro atteggiamento di fronte a colui che si rivela, che ci viene incontro per liberarci dal peccato e dal laccio della morte. Nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, appunto, emerge fortemente il senso dell'attesa e della liberazione. Ormai è vicino il momento del ritorno del popolo ebreo a Gerusalemme. Ma non è semplicemente e solamente la liberazione dall'esilio babilonese a portare gioia e felicità nel popolo. La fine della schiavitù è segno di una pena scontata, di peccati perdonati, espiati. Si ristabilisce così l'amicizia tra Dio ed il suo popolo. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Per questo una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio». Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Sarà questo anche il grido del Battista che nel brano del Vangelo che ascolteremo in questa domenica assume il significato ultimo di prepararsi ad accogliere colui che è la parola definitiva, prepararsi ad accogliere quel verbo che ricapitolerà la storia e porterà a compimento la salvezza. Per lui, per la sua venuta, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. L'Evangelista Marco, ricordandoci che dobbiamo accogliere e seguire colui del quale il Battista ha detto «Viene dopo di me colui che è più forte di me», egli vi battezzerà in Spirito Santo, invita anche a sentire dentro di noi quella voce che grida: «Nel deserto preparate la via al Signore». Carissimi amici, nel deserto della nostra vita, nelle difficoltà di appianare, per esempio, le incoerenze delle nostre scelte o rendere piane le nostre contraddizioni, nelle trame dell'orgoglio e nelle pratiche di omissioni, nelle tentazioni del male, ma anche nella consapevolezza
che il Signore verrà a liberarci, dobbiamo lavorare perché la strada sia pronta e libera al suo arrivo. Maranatà, vieni, Signore Gesù. Buona domenica a tutti.